ANSA Voice Stories, il racconto della settimana. Allora, praticamente la divisione del campo fa sì che i ragazzi non si tocchino, quindi è totalmente diviso tra difesa, attacco, il campo. Quindi questa postazione è la difesa che difende quella porta, questa porta qui, e il difensore, l'unico difensore, difende la porta dai tiri degli attaccanti. Gli attaccanti tirano là dentro la porta e il difensore ovviamente deve cercare di fermare questa azione. Il difensore ovviamente è da solo, non può entrare in contrasto con nessuno. I due ragazzi invece al massimo si possono passare la palla. Lui è Fabio De Luca, allenatore da 2 anni e mezzo dell'Accademia di Calcio Sociale. Lui allena ragazzi tra i 10 e i 13 anni. Ormai da mesi i bambini devono giocare senza toccarsi, senza stare nella stessa zona del campo, a causa Covid. Uno strazio per loro e per chi li deve costantemente controllare. Io sono Cecilia Ferrara, giornalista, collaboratrice dell'ANSA. Siamo a Corviale, il quartiere di Roma famoso per il Serpentone, l'enorme edificio lungo quasi 1 chilometro che nell'idea del grande architetto Mario Fiorentini doveva essere una città-palazzo, un'innovazione nella costruzione di case popolari del comune di Roma. A 40 anni dalle prime assegnazioni, ma anche occupazioni abusive, il Corviale è il simbolo del degrado ed una delle più forti piazze di spaccio della capitale. È qui che Massimo Vallati è arrivato 15 anni fa per costruire un sogno. E Giuseppe Monti chi è? Monti è il papà di un ragazzo nostro. Ah, okay. Purtroppo era un podista, quindi gli abbiamo dedicato questa cosa. Mariangela, vai alla porta, stanno arrivando i ragazzi. Nel 2009 è aperto quindi al Corviale il Campo dei Miracoli, dove si pratica il calcio sociale, un gioco inteso come metafora della vita, con squadre miste di tutte le età, generi e abilità diverse, in cui non ci sono arbitri, ma ogni giocatore è responsabile per la squadra e per il gioco. E l'obiettivo non è fare gol, ma custodire. Massimo Vallati. È stato un caso, noi cercavamo di fare il Campo dei Miracoli, il primo centro di calcio sociale al mondo, a Portuense, ma a Villa Flora, e poi ci hanno dato la possibilità di poterlo fare a Corviale, e noi abbiamo detto che questo era il posto migliore per farlo. Ma non è solo questo, il Campo dei Miracoli, si fanno tanti sport gratuiti, si viene a studiare, si trova un supporto psicologico. Noi dobbiamo lavorare per cercare di costruire un'oasi di pedagogia, di educazione, dove tutti i ragazzi possono venire, possono crescere, possono venire a studiare, possono fare un supporto psicologico, possono giocare con delle regole importanti, che sono delle regole di vita, in un contesto difficile, di periferia, non soltanto a Corviale. Dove magari tante regole non vengono rispettate, avere degli strumenti, dei luoghi dove invece si cerca di custodire questo, di custodire appunto anche la Costituzione, anche la democrazia, che non è molto importante. Ma come si arriva a conoscere questa OSI? Ce lo racconta Vermiglia, nonna di Corviale. Sociale l'ho conosciuto tramite che 8 anni fa ho preso le mie 2 nipotine perché il papà ha avuto un incidente. Quindi la piccola specialmente è un vulcano, quindi passeggiando con la bicicletta, con i pattini e tutto il resto. Sono entrata qui, ho trovato delle persone eccezionali, dove lei ha fatto tutti i tipi di sport. Perché io sinceramente adesso con la pensione di mio marito non riuscirei a fargli fare niente. Calcio sociale per lei è la seconda casa, perché proprio passa il tempo, si distrae, quindi vedo che più vanno avanti più sorridono. La prima cosa che ho notato Massimo, che il rispetto viene prima di tutto, e siccome loro sono il nostro, come la penso io, il nostro futuro di una periferia, insegnandogli il rispetto anche a rompere un muro, che tu lo rispetti, che non lo devi rompere, un domani sarà nel nostro futuro per avere una periferia un po' più decente. Nel marzo del 2020 è arrivato il Covid e tutte le attività sportive e le possibilità di stare insieme si sono dovute fermare. Anche al Campo dei Miracoli è cambiato tutto.
ancora Massimo Vallati. Col Covid è diventato veramente tutto più difficile, noi ci siamo praticamente spostati da tutte le nostre attività, siamo diventati un hub di distribuzione mascherine, di cibo, di generi alimentari per cercare di sostenere le famiglie, e abbiamo dovuto comunque sia diminuire tantissime attività che facevamo. Tuttora facciamo attività individuali con distanziamenti per rispettare tutti i DPCM, è molto difficile. Antonella è un'altra nonna di Corviale. Sono 8 in casa, tra nipoti e figli. Lei, fino a prima del Covid, faceva 2 lavori, addetta mensa e in una cooperativa di pulizia. Con il Covid la cooperativa è fallita e adesso Antonella si trova di nuovo a cercare il secondo lavoro. Sono la nonna di 5 nipoti. 5 nomino solo quelli che ho in affido io dal Tribunale dei Minori. In più a casa ho altri 2 figli, Ilenia e Danilo. Ilenia ha anche una bambina di 2 anni. I più piccoletti, che sono 3 più piccoli che possono frequentare calcio, insomma in età da calcio, diciamo che avevano bisogno, dopo la situazione, chiaramente dietro c'è una situazione un po' particolare, e avevano bisogno di scuola, sport, ed era complicato potersi permettere di pagare uno sport per 3 oltre il tutto per altri 8, no? Complessivamente sono 8. Allora mi sono rivolta a Massimo. Massimo è stato non l'angelo che è cascato dal cielo di più, perché mi ha fatto venire i ragazzi qui. Chiaramente non mi fa pagare nulla, mi aiutano anche in altro, ogni tanto mi aiutano anche in dei pacchi di cibo e anche di vestiario se capita, insomma mi danno una bella mano, ecco. Quindi per me non si chiama Massimo, si chiama Angelo. Un altro punto importante per i ragazzi del calcio sociale è aprire a persone di altri quartieri per rompere il cosiddetto ghetto Corviale. Alessandro porta il figlio qui venendo da fuori Corviale, è oromagliana. Pregiudizio anche da chi sta fuori rispetto a Corviale? Ma il pregiudizio no, diciamo che è storico, è nella struttura proprio, secondo me, il pregiudizio. Poi alla fin fine non è né il primo né l'ultimo questo dei quartieri che stanno, diciamo, indietro. Io stesso vengo dalla periferia sud di Roma, che sinceramente non è tanto meglio. Magari avercela avuta una struttura del genere sotto casa, nel quartiere dove sono nato e cresciuto. Chi porti qui? Io ho mio figlio. Quanti anni ha? Lui ha 11 anni e niente, abbiamo iniziato un paio di mesi fa. E come mai hai deciso di portarlo qui? Perché è un'osi, è bello. Il mercoledì fanno le partite tutti insieme, misti, giovani, vecchi. Quello è bellissimo, ci partecipo anch'io. Sì, sì, quello è bellissimo perché aggrega tantissimo, è un collante vero. Quello del mercoledì è un collante vero perché tra divertimento, sudore, cioè stai nel quadrato tuo con, che ne so, col ragazzino, gli devi passare la palla, cioè è bello, cioè è un momento di, come si dice, di aggregazione fortissima quella. Ma qual è il segreto per tenere tutto questo assieme? Risponde Massimo. Il segreto non c'è, perché sbagliamo 100 volte al giorno, è difficilissimo. L'unico segreto è non mollare mai e accoglierli sempre, quindi accogliere anche le persone che ti trattano male, accogliere anche le persone che ti insultano, accogliere anche le persone che cercano di creare piccoli furti al campo dei miracoli. Noi accogliamo tutti quanti, accogliere 70 volte 7, cioè all'infinito, perché la speranza è l'ultima a morire, quindi dobbiamo insistere sempre e prima o poi un risultato si porta a casa sempre. E siccome la fortuna aiuta gli audaci, in questi mesi è avvenuto un altro piccolo miracolo. Ad allenare i ragazzi dell'Accademia di Calcio sta venendo un guru del calcio mondiale, Marcello Nardini, ex portiere che ha giocato nella Bundesliga e rappresentante in Italia del metodo Horst Wein, la metodologia utilizzata dalla cantera del Barça, quindi dalle giovanili. Questo allenatore, che per dirne una ha lavorato anche con Messi, avrebbe dovuto essere in Cina ad allenare le giovanili di calcio, ma a causa Covid non è potuto partire ed è venuto a dare una mano a Massimo. Ecco, che differenze vede tra questi ragazzi del Corviale e le giovanili di professionisti che lei allena?
fondamentalmente non ci sono differenze, le spiego, da un punto di vista calcistico sì, ma da un altro punto di vista, che è quello prettamente dei bambini, no, anzi le dirò, la loro voglia di e la loro voglia di emergere, la loro voglia di uscire fuori da un certo tipo di discorso, da questo contesto, può essere messa a frutto per migliorare molto di più le loro caratteristiche. Pronti? Via! Destro! Al contrario, prima la che ah, tu con la mano adesso, destra. Dico destra, la prendi con la sinistra. Che palle! Ali! Il campo dei miracoli dunque non è importante solo per i ragazzi, per i loro genitori e nonni. Anche chi ci lavora ci lascia un pezzo di cuore, come ci dice Fabio De Luca. La particolarità di questo posto è che praticamente t'abbraccia. T'abbraccia perché anche se sei stanco dopo 5-6 ore che stai qua dentro, però riesci a tenerti dentro, nel senso ti manca quando te ne vai, anche quando sei stanco.